Buonasera, dopo la sosta pasquale torna Linea Verde Sport e capire cosa sia accaduto all'Avellino che è passato dalla brutta prestazione del Menti alla bella ed entusiasmante prova fornita contro il Crotone. Francamente non è cosa semplice. Cercheremo di capirlo questa sera cosa sia accaduto, il perché di questo cambiamento nella discussione in studio con i nostri ospiti nel corso della quale però proveremo anche a proiettarci verso questo rush finale di 6 partite che mancano per completare la regular season, 4 prossime partite che rappresentano dei veri e propri spareggi ad iniziare dalla prossima gara di sabato prevista a Cesena. Ma vi passo subito a presentare gli ospiti partendo da Enrico Coscia. Buonasera, ben ritrovato direttore. Grazie, buonasera a voi. Buonasera, Bentornato a Renato Cioffi, mancava dal mese di ottobre se non erro. grazie per l'invito. E ben ritrovato al decano dei giornalisti irpini, Annibale Discepolo. Buonasera a tutti. Non decano in senso buono, ha fatto un complimento per dire che hai un'età, Sì, Annibale. infatti. Non le dimostro. Titti festa. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di LVS. Prima di entrare nel vivo, vi ricordo sempre i nostri sponsor, la caramella che ho mandato i nostri ospiti con un'ottima bottiglia di vino, RF Sport, abbigliamento per lo sport e tempo libero, uomo, donna e bambino, in via Serafino Soldi 34 ad Avellino. A chi lo regaliamo questa sera il nostro gadget? Alla prima telefonata? Proviamola. Alla prima telefonata, vediamo chi sarà il fortunato a vincere questo nostro gadget. Intanto vi ricordo che potete chiamare allo 0825 33 500 e scrivere sulla nostra pagina Facebook, già tanti messaggi arrivati. Allora, cominciamo subito, entriamo nel vivo con i titoli di questa nuova puntata di LVS, partendo ovviamente dall'analisi di Marco Ingino, la rivincita di Togni. E qui sono curiosa di sentire che hai detto Ingino, visto le tue aspre critiche nei confronti Diamo a del Togni quello che è di brasiliano. Togni, quando Diamo a gioca Togni quel bene. che è di Togni. Il Sei in una cammino. fase di massima, Sei stamattina ho letto Mensa sana in corpore sana, all'orizzonte quattro sei spareggi in proprio. vista. Analizzeremo il calendario dei biancoverdi e poi analizzeremo le altre dei Mergell'Empoli. Si allontana il Pescara, tiene botta anche il Modena. Ci faremo dire tutte le curiosità sul Modena che conosce bene dal nostro direttore Coscia. E poi la Marcord pari e patta con la mia vecchia signora. 1-1 come sta pareggiando all'intervallo a Sassuolo. Diciamolo che sta pareggiando 1-1 perché io e Per Annibale ora, siamo, per per ora. ora, io e Annibale siamo attenti. Allora, vedo che il telefono è già bollente, però cominciamo subito con i nostri ospiti. Partirei da Mister Cioffi e ti chiedo, è stata una vittoria sicuramente convincente, ma basta per dire che l'Avellino è uscito dalla crisi oppure dobbiamo aspettare la trasferta di Cesena? Ma sicuramente per queste ultime partite è un buon viatico, perché vincere col Crotone non era sicuramente facile, perché il Crotone è una squadra soprattutto fuori casa, se non erro ha vinto 7 partite, quindi ha dato filo da torcere un po' a tutte, è una squadra giovane, una squadra che corre, che lotta, quindi non era semplice, soprattutto dopo questo periodo un po' negativo dell'Avellino. E ne è uscita alla grande in questa partita, credo che questa partita potrà sicuramente dare vigore di nuovo alla squadra e crederci ancora di più perché aveva smarrito un po' le proprie qualità, un po' per gli infortuni, un po' per situazioni un poco così strane, si era un po' smarrita, però credo che comunque l'Avellino possa sicuramente fare bene in queste ultime partite. Ognuno sta ricadendo, Ma segna, con la posizione, una serata, dalla regia proprio. mi fanno segno che la posizione non è quella Ingino è giusta, allora traballante. cerco Anche la perché posizione. io ho un tuo primo piano che ovviamente non invito i cameraman ad inquadrare, ma insomma sembreresti molto. E Vabbè, allora torniamo a come. parlare della partita, Annibale. Al di là della vittoria, che è stata la vittoria del collettivo, secondo me, però vanno segnalate alcune individualità, dicevamo di Togni, ma anche di Izzo, tornato sugli standard del girone di andata, di Zappacosta soprattutto, Ladrier, Schiavon, insomma, tante note positive. Sì, io credo che comunque la nota positiva maggiore sia questa, come dire, questa riesumazione, questo essere resuscitati a distanza di 5 giorni appena dalla prova sicuramente poco convincente del Menti ad una prova, credo, insieme a quella dell'Empoli, forse la migliore giocata dall'Avellino di Rastelli, sì, penso proprio di sì. Considerando poi anche un particolare non secondario,
che l'Avellino ha giocato e ha vinto su un terreno al limite della Praticabilità. praticabilità. E con degli inediti, tu parlavi delle prestazioni sicuramente positive, vabbè, di Calabino, a parte il gol di Castaldo, come sempre instancabile, del rientro di Izzo, della ritrovata condizione di Zappacosta. Non credo che sia stato perché ci fosse Di Biagio in tribuna, questo no sicuramente, ma anche perché non ha giocato nel suo classico modo, cioè quello di scendere sulla fascia e crossare, ma anche insomma di convergere al centro. E poi sull'inedito, diciamo, secondo me più convincente e che dovrà far meditare sicuramente Rastelli da qui alla fine del campionato, anche perché significherebbe, come dire, sbugiardarsi, ma sicuramente il tecnico non lo farà, cioè quando lui dice utilizzerò so io quando utilizzare i calciatori i quali hanno raggiunto la condizione per me ottimale, che quindi torni utile anche al collettivo, mi riferisco a Togni e all'Adrier, che credo siano inamovibili in questo Avellino E in da questo ultime momento. spiagge, che ovviamente sta giocando la fase, diciamo, più importante di tutto il campionato, cioè quella della zona playoff, di agganciare la zona Dal playoff. centrocampo all'attacco, direttore Coscia, Galabino, ve lo hai sempre detto, anche in tempi non sospetti, più volte ospite nei nostri studi, è stato in un momento in cui Rastelli lo ha accantonato, ha dato più spazio a Biancolino. Questo sprone, questo stimolo che il tecnico gli ha dato ha funzionato secondo te? Poi vedremo anche nelle immagini, lo ha abbracciato a lungo dopo la Allora, vittoria di sabato partiamo da un scorso. presupposto che il sistema di gioco di Rastelli non può prescindere da Calabini per caratteristiche, e questo è un dato assodato. Che poi Calabini, come un poco tutti a rotazione, hanno subito una defaianza sotto l'aspetto fisico, ma mi sembra che sia fisiologico, Certo. scusatemi il gioco di parole, dovuto a un campionato stressante, lungo e logorante, per cui io penso che anche a malincuore Rastelli gli abbia fatto dare qualche turno di riposo. Però questa la dice lunga su quello che è effettivamente il cuore di questa squadra, e nell'essere camaleontici, nell'imbastire un poco diversi ruoli, diversi uomini, a sa leggere le partite, perché effettivamente la partita di domenica è stata letta in modo perfetto, e vogliamo dire no, una Una notazione che nota, secondo sì. me è andato molto a favore Il dell'Avellino, anche il campo. terreno di campo, perché il Crotone è un'ottima squadra se gioca in velocità, perché ha delle individualità importanti, fa della velocità Sì. la loro arma migliore. Però questo è un Avellino che non finisce di stupire, ed effettivamente ce la giochiamo con tutti, insomma, dai. Esatto, D'altronde lo ha detto lo stesso Drago, questo fatto del campo. esatto. Direi di vedere chi ha vinto questo premio. Sì, pronto? Telefonata. Pronto? Ciao, buonasera. Sono Antonio dello Iaco. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao, io volevo farti delle domande e volevo dire delle cose. Prego. Vabbè. Allora, volevo fare i complimenti alla squadra perché nonostante il campo pesante e nonostante abbiamo giocato contro una squadra forte, siamo riusciti a vincere. Sono contento che è ritornata la squadra del girone di andata e dobbiamo continuare a lottare fino all'ultimo per i playoff, fino all'ultima partita. Poi volevo fare un paio di domande. Massimo, perché non gioca più? E la giornata biancoverde quando si farà? Va bene, grazie. Massimo, Allora, perché non gioca più, la prima la facciamo ad Annibale? Annibale. Massimo, perché non gioca più? Massimo non gioca più. Perché secondo Bisogna me, chiederlo a Massimo. secondo, beh, no, beh, Bisognerebbe chiederlo a secondo me Massimo, Massimo è un sono d'accordo. ottimissimo elemento, ed è uno dei centrocampisti che abbiamo che riesce a fare bene la fase di impostazione e anche quella diciamo, di copertura e di rottura. E quindi, insomma, evidentemente in questo momento forse Rastelli lo avrà un po' dimenticato, diciamo, fino a qualche domenica fa. Insomma, aveva tutte le possibilità, secondo me, le chance per giocare, ma siccome
gli allenatori non li facciamo noi, siccome gli allenamenti sono a porte chiuse, quindi che se ne dica, e Rastelli che ha il polso reale, vero, della situazione, per cui decide lui. Ma credo che in questo momento, insomma, in questa fase qui, magari insomma potrebbe avere anche uno scampolo meritatissimo di riconoscimento. Però Annibale, deve esserci, scusa, qualcosa che ci sfugge, perché da dopo il mercato di gennaio è letteralmente scomparso, Quasi sempre in tribuna. Lo so. Il ragazzo sta bene. Sì, lo so, ma noi comunque, io voglio dire una cosa, insomma, sempre per il discorso che stavamo facendo poc'anzi, cioè che ovviamente, il, come dire, chi è che ha il polso della situazione, certo, chi è non che sappiamo decide, cosa, è sempre l'allenatore, per carità, quindi non sappiamo le motivazioni, come per esempio c'erano le motivazioni di Latrier, che lo sappiamo tutti, insomma, usciamo fuori dal guscio. Private. Che Latrier aveva delle problematiche familiari. Io credo che chiunque di noi le possa avere, insomma, le avrà, non lo so, però nel momento in cui un professionista scende in campo, mi riferisco ad un calciatore, e Latrier l'ha dimostrato, anche se magari il tempo ha mitigato queste problematiche, ma credo che come ha giocato oggi avrebbe potuto giocare anche 3 o 4 settimane fa. Questo non sicuramente. Senza innescare polemiche, domani incominciano a dire vabbè, ce l'avevo contro l'allenatore. Assolutamente no, anzi io devo dire che in questo momento, in questa fase, con tutto quello che è successo da dopo il caso dei fischi a Millesi e tutto quello che è successo, che abbiamo detto in parte, che non abbiamo voluto dire tutto, devo dire la verità, che Rastelli è stata una persona che veramente, insomma, ha le spalle quadrate e ha fatto quello che doveva fare, ma credo che l'abbia fatto anche la società, ecco, al di là di tutto, perché insomma era una fase difficilissima da mitigare, da gestire, quindi credo che poi sia stato poi il buon senso alla fine a vincere. Poi dopo facciamo rispondere anche a Coscia e a Cioffi. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Prego, buonasera a tutti, benvenuto. Sono Angelo da Mercogliano. Ciao. Volevo sottolineare 3 cose di questo sabato. La prima è, non ci dimentichiamo che veniamo da 6-7 partite, forse anche 8, da un calo fisico notevole. Sì. Il fatto che il campo sia pesante e abbia favorito l'Avellino, c'è da anche dire che se eravamo stanchi, come abbiamo fatto le ultime 10 giornate, questa partita non era da vincere, quindi sottolineo la grande pesanza fisica che abbiamo, o psicologicamente o fisica, riacquistato, sì. Fortunatamente. Dopo 10 minuti Toni ha fatto un tiro, l'ha mandato quasi in curva, e l'ha stato applaudito. E poi ho notato, quando ha fatto la sostituzione, del grande Toni, che quando è andato prima di andare in panchina, nonostante siano passati 10 mesi da fischi contro fischi, a livello psicologico non è facilissimo, certo, fare di nuovo una prestazione, applaudire lo stadio con tutto quello che ha subito da 10 mesi non è facile. Giusto. Grazie, buonasera. Grazie a te. Insomma, l'analisi era giusta. Io voglio dire una cosa, scusami se anticipo il gioco, sì. Questa storia di Togni, noi purtroppo parliamo con i dati di fatto. Allora, Togni fino a 2-3 turni fa, insomma, era un giocatore un po', per come ha detto tenne a dire Rastelli, credo proprio alla vigilia della gara con la Juve Stabia ed anche ultimamente con il Brescia, sì, insomma, Togni era un giocatore che aveva avuto delle problematiche con Lanciano e via dicendo, e ovviamente insomma non rendeva per quello che Rastelli e tutti si aspettavano dovesse e potesse rendere. Dalla sua però c'è da dire che uno, insomma, a questi livelli, anche se è un grande calciatore, è un uomo, insomma, sarebbe stato uno finito. E invece no, ha dimostrato di essere un grande giocatore, un grande calciatore, quindi voglio dire... Io la mia idea su Togni, l'ho sempre detta, sia qualcuno che mi ha fatto l'intervista e mi sembra anche in questo studio qua. Togni tecnicamente forse è il giocatore più valido dei centrocampisti che c'è alla Avellino. Però io personalmente, per me non è un giocatore da battaglia, perché è così, e soprattutto nel periodo importante invernale, sappiamo il campo come è messo ad Avellino e il freddo che fa. La squadra aveva trovato un equilibrio, stava facendo tantissimi risultati con 3 giocatori più di quantità che di qualità, e l'Avellino si esprimeva benissimo con Zappacosta che andava, con gli esterni che andavano, con gli attaccanti che potevano fare il gioco là davanti, quindi avendo una barimbatta, Avellino subiva pure pochissimo con quei 3 là davanti. Adesso
sembra che sta bene, buon per l'Avellino che magari in queste ultime partite se lo ritrova e riesce a fare anche un gioco diverso. Sì, ma anche perché è l'allenatore che lo ha messo in una situazione, in una posizione. Nel calcio ci si è sconfessati subito. Basta una prova, un gol. No, perché diciamo, facciamo un'analisi e diciamoci la verità. Sotto l'aspetto teorico, la considerazione del mister non fa una grinza, però il mister sa benissimo che un allenatore trasferisce dei codici di comportamento in campo, fuori dal campo, e vuole determinate cose. Allora, chi si aspettava che in una partita con quel campo, Togni, con caratteristiche tutto all'opposto di quelle che sono le sue potenzialità, ha sfoderato una partita di quella elevatura? Vuol dire che il giocatore si è calato nella mentalità che vuole l'allenatore. E questo è il bello del calcio, e anche la professionalità di un giocatore che si è fatto trovare pronto al momento giusto. Che voglio dire, il calcio è questo. Il calcio è... Sofia ha detto ha fatto 10 cioè mesi io di la vacanza. Mia idea, io la rispetto sicuramente, detto, lei ne ha visto più di me. No, sicuramente. Forse io non mi sono però stato secondo chiaro. Me, allora, l'Avellino, allora, no, ho capito benissimo, è no. Così. Però io credo che un allenatore farà giocare sempre, perché forse in tutto il mondo di quello che esiste intorno al calcio, è l'unico che vuole vincere sempre, perché si raggiunge i risultati. No, e quindi metterà sempre in campo il migliore, la migliore. Evidentemente, al di là del fatto del terreno di gioco, io credo che un giocatore che ha quelle qualità, secondo me un giocatore, a prescindere di tutto, un giocatore che ha le qualità sa giocare sempre. Soprattutto quando ha le qualità. Il problema è per chi non sa giocare. Quindi mettiamo questo. Per me non è un lottatore, cioè non è un giocatore che sì, può giocare... Sabato però ha lottato. Posso dire sommessamente... Una partita sì, sì. Ma dobbiamo dire, fare... Dobbiamo posso vedere. Dire sommessamente una cosa. Io sono d'accordo con quello che dice Mister Cioffi, però c'è da dire un'altra, c'è da fare un'altra piccola, che poi piccola non è considerazione. Questa grande prestazione convincente di Togni nasce da un grimaldello che si chiama Ladrir, Benoit Ladrir. Perché? Perché Togni sta giocando senza assillo, non deve andare a prendere le palle dietro, c'ha la copertura intorno, Schiavon, D'Angelo, poi verrà Rini, qualcun altro riposerà. E insomma, Ladrir fa quello che fa, quindi Togni può mettere grazie, in mostra. Il problema è io forse non sono stato chiaro. Io in qualche trasmissione avevo detto che il centrocampo per Rastelli era quello di Arini, Schiavon e D'Angelo. Perché tutte e tre e sono ancora convinto di questo. È quello perché ti hanno dato continuità al risultato a una quadratura. Però io voglio dire il bello del calcio. Il bello del calcio è che tutto è sconfessato dal campo. Sì, le caratteristiche di Togni noi le abbiamo non bocciate, noi le abbiamo condiviso in un sistema di gioco. Però siamo stati noi tutti, io faccio una critica anche a me, dal campo e dalla grande professionalità del giocatore che si è calato anche nelle perché anche questo, ma questo indubbiamente io credo che l'Avellino ha acquistato insieme al tecnico Togni perché voleva fare sicuramente un tipo di gioco, l'hanno preso apposta, forse quello là che ha il più curriculum rispetto agli altri, perché sì. Se noi andiamo a vedere la verità, questo è un altro aspetto che noi ci dimentichiamo. Vabbè, sempre ci sono tanti esordienti, ci dimentichiamo sempre questo, perché l'Avellino rispetto a tutte tante altre squadre sì. E il Crotone ci dà la dimostrazione che la continuità. Drago è subentrato due anni e mezzo fa, ha salvato il primo anno la squadra l'ultima giornata, l'anno scorso si è salvato bene. Oggi e ora sta lavorando per i playoff. È quello che potrebbe fare l'Avellino. Esattamente. Ci vuole tempo. Riprenderemo questo discorso su Togni, perché ne parliamo anche perché abbiamo sempre detto che mancava la l'abbiamo qualità. L'abbiamo aspettato tanti mesi, dai. Questo dato è una innegabile. Telefonata e poi l'analisi. Pronto? Pronto, ciao, sono Carmine, chiamo da Gesualdo, volevo dire la mia. Secondo me quella di sabato è stata una grandissima partita, però è stato condizionato un po' dal campo a favore nostro. E riguardo Togni, secondo me Togni può anche stare a casa, perché non è un salto di qualità, non gioca da Avellino.
Il miglior centrocampo invece secondo me è Schiavon, che giocherà a centro-sinistra con Arini e D'Angelo, che secondo me è più un centrocampo da battaglia, e si è visto un ottimo ladrier che si può continuare a sperimentare. Vabbè. Grazie. Però già saluti il fatto di parlarne, di porci il problema rispetto a 2 mesi fa è un qualcosa di positivo. Certo. Andiamo a vedere l'analisi. Sono curiosa, Endino, l'analisi. È stata la diagnostica futura, hai fatto dei prelievi. Vediamo cosa, che risultato. Che ne è uscito. Mens sana, in corpore sano. Quando Giovenale, poeta latino che visse intorno al 100 d.C., coniò la locuzione che oggi è stata presa a motto dagli sportivi di tutto il mondo, in realtà voleva esprimere un concetto diverso da quello che attualmente gli attribuisce la Vulgata. La frase più famosa della sua decima delle 16 satire che scrisse in esametri era preceduta dall'esortazione Orandum est ut sit, che tradotta significava: bisogna pregare affinché ci sia una mente sana in un corpo sano. In pratica il messaggio di Giovenale era rivolto ad esortare e bacchettare quanti cercavano la felicità esclusivamente nei valori o nei beni effimeri come la ricchezza. Esaurita questa premessa, che il dimissionario mental coach dei Lupi, Pietro Bianco, ha spesso illustrato ai ragazzi di Rastelli per far loro ritrovare quelle motivazioni che da quasi 3 mesi a questa parte dicevano di aver smarrito o perso dietro polemiche effimere, potete tranquillamente tradurre come premio promozione che qualcuno voleva ufficializzato con il deposito di un documento in Lega o mancati rinnovi di alcuni contratti tuttora in bilico, bisogna questa settimana tessere le lodi ad una squadra che nel momento della difficoltà ha saputo ritrovarsi sia dal punto di vista fisico che mentale. Un merito non di poco conto per una compagine che nel giovedì di passione del Menti di Castellammare era apparsa scarica, sfilacciata sulle gambe, per dirla in sintesi, nemmeno una lontana parente di quella gagliarda, compatta e dinamica ammirata contro il Crotone, che era giunto in Irpinia con l'etichetta di squadra prodigio. Come d'incanto, invece, ad una settimana esatta dalla Pasqua, il balbettante Togni, pomo della discordia prepasquale tra Walter Tacone e il duo Rastelli De Vito, è salito sulla cattedra del centrocampo ed ha parlato alle folle da grande oratore. La sua è stata una lezione calcistica talmente convincente e trascinante che i suoi compagni più stretti, Schiavone e D'Angelo, come discepoli invasi dallo spirito del loro nuovo maestro, si sono ritrovati a dialogare tranquillamente in brasiliano, malgrado un campo che con il passare dei minuti è solo per il Crotone diventato un mare in tempesta. Per i ragazzi di Rastelli invece è stato come ritrovarsi allegramente a banchettare con gli amici più stretti dopo una settimana di digiuno. Il risultato è stato quello che ognuno ha dato il meglio di sé. Secolin tra i pali è riuscito finalmente a tenere la rete inviolata volando spesso all'incrocio. Izzo ha fatto stropicciare gli occhi a Gigi Di Biagio, che era in tribuna. Pisacane ha annullato lo spauracchio Berardeschi, che Drago è stato costretto a sostituire, e Peccarisi ha dato l'impressione di essersi tolto una decina di anni dalla carta d'identità. Incurante delle condizioni meteo, a destra il pendolino Zappacosta ha travolto tutti e tutto, non a caso a Gigi Marzullo, che era in tribuna ad assistere alla gara, è sorto spontaneo il dubbio se fosse più veloce il Davide di Sora o l'Italo di Montezemolo. Ma ci è o ci fa, invece, è stata la domanda che il conduttore di Mezzanotte e dintorni ha posto di continuo a Walter Tacone per chiedere lumi sui 5-6 gol che si è divorato Galabinov. La risposta gli è arrivata direttamente dal bulgaro, che a fine partita è riuscito finalmente a depositare il pallone nel sacco. La fotografia che ha immortalato meglio il sabato di gloria dei Lupi, però, è stata quella scattata al 46esimo della ripresa, quando Rastelli ha richiamato in panchina Togni per la standing ovation. Il primo ad applaudirlo a scena aperta, quasi fosse diventato un suo fan, è stato Gigi Castaldo, da 2 anni leader della squadra. Ecco la vera vittoria dei ragazzi del cuore di Rastelli. L'Avellino a 6 giornate dalla fine è come se avesse appena acquistato un calciatore che non sarà Pirlo come si pensava, ma ha finalmente una condizione fisica e mentale ottimale per prendere in mano la squadra e condurla ai playoff, mettendo a tacere rumors, illazioni, polemiche che la vittoria ha per adesso spazzato sotto la cenere.
La rivincita di Togni, se potessimo dire in diretta quello che diciamo durante i servizi, anche per commentare le perle di Ingino, caro Annibale Discepolo. Le perle di Ingino stasera sono Sapevo state di avere proprio... discepolo ospite. Hai detto, hai sparato questa cosa, grazie. Mi censuro. Telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità e continueremo poi il nostro dibattito. Pronto? Pronto, sono Antonio da Monte Miletto, chiamai l'altra volta, se vi ricordate, per quanto riguarda Millesi, Carabinov. Prego, vedete, prego. Si sono tutte avverate quelle cose che avevo detto io. Senza Millesi si vince, è un giocatore nulla che non deve scendere più in campo, da adesso fino alla fine del campionato. Per quanto riguarda l'attacco, l'attacco senza Carabinov è come se non esistesse. Quindi io si sono trovate tutte quelle cose che io avevo detto 2 settimane fa, se vi ricordate. Va bene. Per quanto riguarda il prosieguo, deve stare attento nell'utilizzo tra Togni e la Trier. A seconda se giochiamo in casa o fuori casa, perché fuori casa va meglio la Trier. Togni è meno difensivista, è un po' imbacciato, insomma non è che rincorre l'avversario. Deve stare attento pure in difesa, cioè chi scrive in difesa. Finalmente il nostro Van Gaal è tornato, diciamo, cioè diciamo si è rinsavito. Vabbè, ok, allora Van Gaal non ha bisogno di consigli, Van Gaal se Van Gaal. Ok, grazie, buonasera, arrivederci. Se Van Gaal non ha bisogno di consigli, noi invece abbiamo bisogno una disamina migliore di quella di Ingino, dell'analisi sì, di Ingino. Vabbè, lo sostituiamo. Punti di noi vista, abbiamo bisogno solo dei sulla Trier e Togni, non sono d'accordo. Neanche su Millesio, comunque, non in questo chiaro. Modo no, così. No, in questo modo, duro, esattamente. Assolutamente. È irriverente. Ha tirato la carretta fino ad ora anche da difensore. Pubblicità tra poco. La carretta. La carretta. No, la carretta, dai. Thank you.